Joseph, allora spettacolo di solidarietà questa sera qui al Teatro d'Europa, ancora tanta solidarietà. Ancora tanta solidarietà, soprattutto tutti questi amici che hanno aderito con gioia a questa iniziativa, perché ci seguono sempre, quindi siamo davvero lieti di poter condividere con loro queste emozioni forti con questa bella compagnia teatrale, la Banda degli Onesti. Per noi come associazione, anche per i proposti che abbiamo, gli obiettivi da raggiungere, siamo contenti di poter fare questi passi positivi e sempre che ci portano alla crescita, soprattutto gli amici che ci danno la mano a realizzare questa solidarietà in modo concreto. Siamo al Teatro d'Europa di Avellino, tra poco la Banda degli Onesti andrà in scena per un'iniziativa nobile. Adesso siamo in compagnia proprio degli attori, tutti simpatici, già li abbiamo conosciuti. Alla mia sinistra c'è Manuela, indovinato il nome, e alla mia destra c'è Silvano. Hai indovinato il nome. Ho indovinato i nomi. Manuela, tocca a noi. Tocca a loro. Manuela, allora, Giorgio Zuccaro, quello pelato, Franco naso. Laico, quello col naso e Leo Coviello, l'altro pelato. Ok, quindi questa è la Banda degli Onesti. Silvano, non è solo questa, sì. La Banda degli Onesti. Non è solo questa. No, ci sono anche altri banditi sparsi per il mondo, ma insomma. Quanti ne siete quindi? Diciamo, contando anche quelli nati, diciamo, da relazioni non sono proprio tante. No, in totale saremo una dozzina, sì. Più quelli, diciamo, clandestini, una ventina. Ah, bene. Meno, sì. Allora, la prima domanda che faccio è scontata: perché questo nome? È una domanda classica, perché non ve l'hanno mai fatta? Mai. Pensaci prima di rispondere. In effetti non c'è un... No. In effetti, perché siccome odiando noi Totò, quindi abbiamo pensato di fare una cosa contro di lui, e lui ogni volta che noi recitiamo si rivolta nella tomba perché ci vede recitare, dice mamma mia che hanno fatto. Parliamo... In realtà ovviamente è un omaggio, certo, al grande Antonio De Curtis. Abbiamo scelto il titolo di quel film perché era uno dei pochi che potesse dare l'idea appunto di un gruppo teatrale, come potrebbe essere anche I Soliti Ignoti, ma ci piaceva di più Gli Onesti, la Banda degli Onesti, perché noi siamo onesti. non avendo soldi si è onesti, ovviamente. E quindi. Poi dall'accento si percepisce essere di Milano. Siamo di Milano, però ogni tanto facciamo una capatina in Puglia e non vedo perché devi ridere questa cosa. Non è che è di Milano intelligente, no, anzi, di solito i pugliesi sono intelligenti, gli altri no. No, scherzo. E sì, veniamo quasi tutti, tranne questa oriunda che... Dopo parliamo anche con che non è pugliese. E siamo misti. Non siamo puro sangue, nel senso che io per esempio sono di Altamura, famosa in tutto il mondo, loro sono un paesino. Il pane di Altamura. Il pane di Altamura, ecco, loro invece sono di Gravina, che voglio dire non si è mai sentito, nessuno conosce, quindi... L'uccello, loro... no, loro hanno famoso l'uccello. Si è, si è sentita anche per altri motivi, però vabbè. Diciamo. Adesso... No, non lo diciamo, non parliamo di cronaca nera, perché esatto, non è il caso. Che è un fischietto, e dillo il fatto, no, stavo specificando cos'è l'uccello. L'uccello di Gravina. Lo dicono loro. Dopo glielo chiediamo. Dopo glielo facciamo. Dopo glielo chiediamo. Invece, cosa mettete in scena? Ecco, mettiamo in scena, ma è un interrogatorio, no, mettiamo in scena uomini sull'orlo di una crisi di nervi, che è uno scioglilingua. In effetti è una commedia brillante che noi solitamente nei nostri spettacoli amiamo un po' personalizzare le commedie, adattarsi, fare proprio un vestito sartoriale su misura delle nostre, tra virgolette, qualità attoriali, e quindi vedrete uno spettacolo che è abbastanza conosciuto nel panorama, sicuramente ormai un classico nel panorama teatrale italiano, rivisitato in chiave pugliese, ma questo non significa che è dialettale, è sempre italiano, sporcato da un accento e da qualche parolina, ecco, sì, un po' di pugliese campana, perché abbiamo la nostra, sì, la sì, nostra conterranea, sì. Prima con Manuela parlavamo dell'effervescenza che c'è in Puglia,
cerchiamo di fare un discorso serio, anche se insomma è difficile con no, anche con me è difficile. L'effervescenza in pure è dovuta alla presenza della birra Perù. Ecco, la puoi tagliare questa. Sì, tagliamoci. È l'unica battuta bella. Cioè, una grande effervescenza in Puglia, culturale, turistica, cioè prima diceva Manuela, la Puglia credo che sia stata una delle regioni che è cresciuta di più negli ultimi anni nel Meridione, ma forse anche non solo nel Meridione. Beh sì, sicuramente, anche, soprattutto a livello cinematografico, grazie anche, penso, a degli incentivi pubblici da parte della regione o europei, eccetera, eccetera, ma anche soprattutto grazie a alcuni film fortunati che hanno portato l'immagine della Puglia in giro per il mondo. Dopo di quelli c'è stato veramente un susseguirsi di film, quindi set cinematografici nella nostra regione, e poi ovviamente il boom che Cozzalone bisogna nominarlo, perché è ovviamente nostro quasi di rimpettaio. Infatti noi apriamo le finestre e ce lo troviamo. è chiaramente un fenomeno più che altro, che naturalmente porta la nostra regione un'immagine diversa da quella che era stata stereotipata con Lino Banfi, che aveva fatto una macchietta, ovviamente, che non è il vero pugliese, era un modo all'epoca in cui digerire il pugliese non era facile, adesso invece è diventato di moda, non come il napoletano ovviamente o il campano, ma sicuramente è salito in graduatoria, insomma, di parecchie posizioni, è sicuramente la lingua del momento a livello commerciale. Ho detto una stronzata? No, non ho capito. E invece, allora, Manuela, prima con Manuela scherzando ho detto, lei mi ha corretto, no, giustamente, lei ho detto, sei emigrata al contrario. Sì, perché lui pensava che noi stessimo al sud, ma in realtà noi siamo... Però diciamo, quasi. Sono un po' più a nord. È un'emigrazione comunque atipica. Sì, giusto? Diciamo di sì. Da Avellino ti sei anche spostato. Se poi ho scoperto che ci sono molti avellinesi e campani in Puglia ultimamente. Si innamorano dei pugliesi, si sposano là. Come mai? Perché noi pugliesi siamo bellissimi. Voi siete belli. A parte la birra Peruni in Puglia. Allora, detto da una campana, da un irpino. La musica. Allora, da una campana è una cosa, da irpini è un'altra. Allora, noi irpini siamo un po' chiusi. Abbastanza. Vabbè, se dobbiamo sentire le campane, sentiamole tutte e due. Sì, bravo. Si può tagliare. Tagliamo. Allora, gli irpini sono un po' chiusi, un po' resti, insomma, alla faccia nuova, al cambiamento, eccetera, eccetera. Mentre invece loro no, io sono stata accolta proprio a braccia aperte, a braccia spalancate dai pugliesi, un po' come il napoletano. Uh-huh. E il pugliese, poi soprattutto loro che sono dell'entroterra, non sono baresi proprio, loro stanno nell'entroterra, quindi io ho vissuto questo periodo bellissimo stando insieme a loro e vivendo proprio la loro pugliesità, che a me è piaciuta tantissimo, cioè io sto proprio Murgiana. A casa mia. Murgiana, esatto. Loro sono murgiani. E ogni tanto però ritorni ad Avellino, te l'ho chiesto a telecamera spesso, come la trovi questa Avellino? La trovo cambiata, sicuramente è migliorata un po', però purtroppo ci stanno problemi politici, fondamentalmente. È quello che inguaia la Avellino e la dittatura avellinese. Chi vuole intendere, intendere. No, invece ai posteri, a larga sentenza, anche chi è al di là della telecamera dice di tagliare, però facciamo dire un po' qualcosa, ragazzi. Sì, ma io voglio parlare. Dire quello mi taglia tutto. No, non tagliamo niente, diteci qualcosa. Parla dell'uccello, dai. Ah, l'uccello, il famoso uccello senza di Gravina. Tagliare. Sì, noi infatti a Gravina abbiamo l'uccello grosso, tanto che stiamo per fare un gemellaggio con Taranto, che hanno la cozza gigante. Esattamente. Quindi stiamo per distruggila. Questa taglia. Sì, un po' di anni ci hanno impiantato all'ingresso del paese questo uccello grande, detto con la cola, più in gergo. Che non è assolutamente un simbolo di virilità, ma un simbolo di prosperità, fertilità dei campi. No, ma nemmeno, è un oggetto tipico che si lavora artigianalmente dalle nostre parti, con la terracotta e fa questo suono qui, no?
Ecco, questa è la colacola. Bene. Se ne intende di uccelli. Sa anche suonare, credo. Allora, ragazzi, concludiamo con voi. Concludiamo proprio con noi. Proprio. Niente, siamo felici. Avete detto tutto quello che c'era da dire, avete detto voi. Quindi non c'è rimasto niente. Se non salutarvi. Speriamo che piace lo spettacolo. Che sì, naturalmente. Che si chiama? Come si chiama? Si chiama Uomini sull'orlo di una crisi di nervi. Oh. Le battute più... E che perché? Abbiamo Come si chiama il giornale? Non viene più nessuno. No, venite perché insomma, per pietà più che altro nei nostri confronti, che siamo venuti dalla Puglia fin qua, quindi è il caso di capire se siamo bravi o meno. Penso ringraziamo più economia. Ciao più economia. Ringraziamo più economia in che senso? Sì, ma non è l'economia il giornale. Sì, sì. Ah, ringraziamo più economia, cioè il famoso giornale. Più economia. Ritrae la lingua, dice ringraziamo più economia e più economia per tutti, naturalmente. Comunque i pugliesi fanno cacare.